E questa mattina andiamo a Marina di Ascea, in provincia di Salerno, per la festa dell'Associazione Nazionale delle Famiglie Numerose e siamo collegati via Skype con ormai un'amica della nostra emittente, Rachele Sagramoso. Ciao Rachele, benvenuta, bentrovata. Ciao, buongiorno a tutti. Io ho con me una nuova componente del consiglio direttivo dell'Associazione Nazionale Famiglie Numerose, Valentina Muraglie. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Valentina. Allora, siete a E Marina di eccola qua. Ascea da sabato e sarete fino a domani appunto in provincia di Salerno per la festa dell'Associazione Nazionale delle Famiglie Numerose e anche per l'Assemblea Nazionale. Allora, quali sono i punti all'ordine del giorno, Rachele? Perché questo incontro e di che cosa parlerete? Ma allora, dunque, per esempio, ci sarà un cambio di passo. Il vecchio consiglio direttivo lascerà, ci saranno delle votazioni e verrà eletto il nuovo presidente con la nuova presidente, perché come sai, Paola, in associazione è la coppia che assume il ruolo importante istituzionale. Questo lo trovo una cosa molto bella e molto importante, visto che comunque la famiglia la fanno un po' la mamma e il papà. Lascio la parola a Valentina che ci racconta un po' cosa vuol dire far parte del consiglio direttivo. Beh, Certo. ancora è presto. In realtà le votazioni saranno quest'oggi, quindi ancora non c'è un nuovo consiglio direttivo, noi siamo tra i candidati al nuovo consiglio. Quindi l'ordine del giorno fondamentale è questo, il passaggio delle consegne, ma si è parlato nella giornata di ieri e si continuerà anche domani, ovviamente, di tutte le difficoltà della famiglia, della natalità zero, anzi sotto lo zero, delle difficoltà che incontrano delle famiglie a vedersi riconoscere questo ruolo importante di ammortizzatore sociale, di futuro, perché il futuro, lo sappiamo, è sui nostri figli. E quindi vedere che vengano sminuiti piuttosto che valorizzati, chiaramente diventa difficoltoso poi nella vita di tutti i giorni. Quindi questi sono sicuramente gli argomenti che stiamo cercando di, non solo di trattare, ma anche cercando delle soluzioni per Certo. dare una voce alla famiglia che non sia una voce contestativa, ma propositiva. Ecco, questa è la funzione dell'associazione. Ecco, molto Cioè bello non quello che lavorare dici. contro qualcuno, ma a favore dei nostri figli. Infatti, come secondo appunto gli ultimi dati Istat, le coppie con almeno 4 figli sono poco meno di 129.000, quindi le coppie con 4 figli sono davvero in via d'estinzione. Sembrano trascorsi secoli da quando appunto le case erano abitate da mamma, papà e 3, 4, anche 5 figli, insomma, comunque altri tempi, è il caso di dire. Perché secondo voi, anche alla luce della vostra esperienza, si è arrivati ad una natalità, come diceva prima Valentina, sotto zero? Ma allora, per quanto posso saperne io parlando con mamme single, nel senso di mamme che non hanno figli, e mamme invece che ne hanno tanti, credo che il nodo più importante sia la paura di farsi da parte, la paura di aprirsi, di accogliere, ecco, timore dell'accoglienza, secondo me, Paola, perché probabilmente essendo una cultura, una società del qui, dell'ora, del godimento attuale, della soluzione del momento, c'è un futuro, che non viene visto come qualcosa in cui sì, magari ci saranno delle difficoltà, ma c'è anche tanta speranza. È un futuro che comunque è nebuloso, per cui a questo punto, per quale motivo io dovrei mettere al mondo dei figli? Che non so che fine potranno mai fare. Questo, secondo me, parlando con tante donne che temono proprio la maternità, è un nodo importante. Valentino, che dici? Mi associo assolutamente e aggiungo che questa paura di aprirsi è anche una paura di donarsi. Noi pensiamo sempre che aprirsi a qualcun altro significhi perdersi, quando invece noi da mamme sappiamo che è l'esatto contrario.
cioè che l'amore, diciamo sempre ai nostri figli, no? Che a volte dico, oddio, un altro, dice, ma l'amore non si divide, si moltiplica. E questo succede ai cuori delle mamme, dei genitori, che incredibilmente trovi spazi che non sapevi di avere, tempi che non sapevi di avere. La fatica fa tanta paura, ma noi abbiamo visto mamme con un solo figlio fare la stessa fatica che fanno le mamme con otto. Quindi a questo punto dici... Ti assumi la responsabilità di quello che hai appena detto, Valentina. No, ma lo dicono le mamme con un solo figlio, quando si guardano intorno. È capitato un'assemblea che venne una giornalista che aveva una sola figlia e venne per fare proprio il reportage dell'assemblea e guardandosi intorno, chiacchierando con le mamme, diceva, averlo saputo prima, che in fondo voi non siete più stressate di me, ma siete allo stesso livello, ma a questo punto forse non la lasciavo da sola. Non la lasciava figlia unica. Ieri c'è stato l'intervento, il saluto del cardinale Zuppi, presidente della CEI, che parole vi ha rivolto? Che cosa vi ha detto? Allora, lui ovviamente ha parlato del fatto che, come diceva tra l'altro poc'anzi Valentina, l'amore di una famiglia dovrebbe essere messo avanti a qualsiasi tipo di politica. Pensiamo al fatto per l'appunto che adesso esiste un Ministero della Natalità che ha ricevuto già prima di essere di nascere già delle condanne. Ma perché non parlarne? Perché parlarne significa togliere voce alle donne o agli uomini? Questo secondo me il cardinale voleva anche trasmettere, cioè il fatto che magari cominciare a parlare di natalità significa invece qualcosa di positivo, qualcosa che deve co coinvolgere le donne e gli uomini di oggi e di domani, che possono, non è una rinuncia, non è un passo indietro, è un passo verso il futuro. Questo è quello che a mio parere il sunto un pochettino che ha detto Zuppi, ecco. Approfitto anche della vostra presenza, parlando appunto, prima abbiamo fatto riferimento a quello che succede oggi in Italia, che si fanno sempre meno figli e che le coppie con quattro figli sono in via d'estinzione. Ma quanto conta il fatto che in qualche modo si sia anche spostata in avanti, no, l'età in cui le donne decidono di mettere su famiglia? Perché magari prima ci si sposava a 20, 22, massimo 23 anni, oggi invece l'asticella si è alzata, insomma, ci si sposa anche a 35, 38, 40, anche oltre, e quindi più l'età avanza, più diventa difficile mettere al mondo, concepire un figlio. Ma allora, Paola, allora, la situazione è la seguente. Se noi alle donne, avendo poca fiducia in loro, gli si insegna che prima di mettere al mondo un figlio e di concepire una famiglia, neanche un figlio, ma proprio di concepire il L'idea fatto, della famiglia. l'idea della famiglia, bisogna fare prima lo studio, poi trovare lavoro. Ci sono due problemi. Il primo è il mondo del lavoro, il mondo dello studio, che esclude a priori il fatto che una donna madre sia un punto di forza e non un punto di debolezza della cultura. Il secondo è che si pensa che le donne e gli uomini, sposandosi e mettendo al mondo dei figli, non siano più capaci di dedicarsi alla loro professione. Io dal mio modestissimo, umile punto di vista, io posso dire invece il contrario. Mamme e papà hanno una organizzazione familiare, una mente che si apre talmente tanto alle soluzioni, ai problemi, che anche dal punto di vista lavorativo danno molto di più. E questo è meramente, Paola, culturale. Io questo Certo. continuerò a dirlo, nessuno mi fermerà mai dal proferire il fatto che la politica e l'ideologia contro la famiglia si basano sul fatto che la genitorialità chiuda al mondo esterno, mentre invece apre
tantissimo al mondo esterno. Le mamme e i papà che hanno figli sono capaci benissimo di conciliare il lavoro e la famiglia. Bravi giocolieri. Eh sì, e imparano, infatti, come dice giustamente Valentina, sono bravi giocolieri, possono tranquillamente farcela, ma il problema è, abbiamo fiducia negli uomini e nelle donne? Grazie per questa precisazione. Quindi davvero bisogna cambiare modo di vedere le cose, una questione culturale, come dicevi, Rachele. Quanti siete a Marina di Ascea? Numerosi, immagino. 700, di 700. cui credo 150. Sì, 150 adulti e il resto sono tutti Ma vera. bambini. 150, il resto Bambini, solo. adolescenti, insomma, figli. Be bellissimo, immagino siano previsti anche momenti di svago, ecco, come dire, anche per i più piccoli. Leggo che ci sono, c'è la visita ai parchi archeologici di Paestum, passeggiate tra gli ulivi di Ascea, insomma, come dire, un modo per incontrarsi, per discutere, ma anche per stare insieme, questo è alla base. Per conoscersi anche. Io e Rachele ci siamo conosciute così a un'assemblea anni fa. Esatto, Che bello, e poi ci si poi il confronta. bello, no, ma poi il bello, Paola, perdonami, ma è il fatto che ai bambini più piccoli ci pensa la Big Bang Family, che è il team che si occupa dell'animazione, che è composto sì da qualche genitore, ma anche da Soprattutto. fratelli maggiori. Quindi Che me. è un ricambio. Di cura, di presa in carico dei più piccini da parte dei più grandi. È così che si impara a farsi spazio, no? E convocano i nostri figli più grandi per aiutarli a imparare come si fa. E Ecco. quindi quando siamo tutti insieme ci sono molti dei nostri figli che aiutano, quindi i bambini sono copertissimi, i piccoli. Che meraviglia! E quindi qui torniamo al concetto di cultura. I vostri figli più grandi, come dire, in qualche modo stanno assorbendo la bellezza appunto di prendersi cura di quelli più piccoli, ma anche vedono il vostro esempio. Quindi che è possibile, che si può fare, ma soprattutto che ne vale la pena. Allora, ricordiamo, intanto ringrazio Rachele e Valentina per essere state con noi. Ricordo che è in corso la festa delle famiglie numerose a Marina di Ascea fino a domani, giusto? Sì. Festa di tutti i santi e quindi fino a domani. E grazie per essere state con noi, grazie per questa iniezione di fiducia e di entusiasmo. Ne avevamo bisogno, ma immagino che ne abbiano bisogno anche i nostri amici, telespettatori e telespettatrici che ci seguono. Grazie ancora, buon lavoro e buon divertimento. Grazie, grazie a tutti, buon lavoro. Ciao, Ciao. alla prossima occasione, grazie davvero.